Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, come ho detto nell'unboxing oggi facciamo un tuffo nel passato con questo Samsung Galaxy S4 Mini Plus pronto per la recensione. Lo accendiamo, il tasto è qua sul lato destro. Prima di cominciare, come sempre, lasciate un bel pollicione in su per il video, condividetelo e iscrivetevi in tanti al canale. Lasciate un bel pollicione se non altro per i telefoni che vado a comprare, a scovare, che diciamo questo era passato un po' in sordina, in realtà è appena uscito, quindi diciamo che secondo me comunque un occhio era da dare. Allora, dimensioni 12.4 cm, 6.1 cm, 8.9 mm lo spessore per 107 grammi, quindi dimensioni assolutamente identiche, anche il design assolutamente identico all'S4 Mini, diciamo vecchia generazione, tra virgolette. Il display rimane lo stesso, 4.3 pollici, Super AMOLED, QHD, quindi 540x960 pixel, con matrice fortunatamente RGB, quindi 3 subpixel per ogni pixel, e Gorilla Glass 2, 250 pixel per pollice. Il processore è la vera novità, è l'unica cosa che cambia rispetto al vecchio modello. Infatti il vecchio aveva un dual core da 1.7 GHz e questo ha un quad core Snapdragon 410 da 1.2 GHz a 64 bit con GPU Adreno 306, quindi diciamo è stato modernizzato da questo punto di vista. Per quanto riguarda la RAM, è rimasta da 1,5 GB, quindi più che sufficiente, 8 di memoria, ecco qua secondo me potremmo buttarci un 16 GB per dargli anche quella piccola marcia in più, comunque sono 8, di cui 5 effettivi, espandibili con micro SD, fotocamera da 8 megapixel con autofocus flash LED e 2 megapixel anteriore, la batteria è rimasta da 1900 mAh. Il telefono è 4G, quindi altra cosa positiva, diciamo che l'ho trovato, il telefono ve lo dico subito, si trova anche con garanzia Italia sui 180 euro, quindi considerate che è un telefono di fascia, diciamo, entry level alla fine. Però con caratteristiche in linea con tanti altri telefoni ormai in questa fascia. Un telefono che nel complesso posso dirvi, secondo me, ha il suo senso, anche se di solito sono contro queste strategie di Samsung, Plus, Neo, Neo Plus e monate varie. In questo caso devo dire che ci poteva stare una versione Plus, forse avrei cambiato qualcosina in più, però visto il prezzo non eccessivo come magari uno poteva aspettarsi, ci potrebbe anche stare. Purtroppo manca il LED di notifica, ve lo dico subito, i tasti sono soffertaci indietro, i multitasking retro illuminati, logo Samsung, tutti i sensori che ho già mostrato nell'unboxing e basta. Anche la texture qua dietro è rimasta la stessa dell'S4 Mini, adesso vediamo se riesco a mostrarvela, vedete questa texture qua, ok, insomma plastica dà l'effetto un po' di plasticosità, però ci può stare. Classici pregi e difetti, quindi completamente in plastica. Pregi sono che si può rimuovere la batteria, la scocca eccetera. I difetti che questa griglia, per esempio, un simile in finta alluminio che in realtà è plastica, si scheggia tantissimo. Io ho visto amici con S4 Mini che dopo 6 mesi l'hanno distrutta. Questa anche questa, il frame qua laterale, qua sarà la stessa cosa, quindi consiglio sempre una cover e una pellicola, se no dopo 2 mesi rassegnatevi ad avere qualche taglio su questa cornice. Benissimo, fatto questa premessa, parliamo di interfaccia. Allora, anche qua c'è qualche piccolo miglioramento. Abbiamo intanto, vedete, il sensore di luminosità, toggle rapidi, NFC, vedete, standby intelligente, eccetera, eccetera. Allora, cambiata l'interfaccia, dicevo, rispetto al vecchio S4 Mini, più stilizzata. Abbiamo Android, scusatemi, 4.4.4 KitKat. È un peccato che non sia uscito con Lollipop, ecco, questo secondo me è un'altra piccola pecca, potevano a questo punto farlo uscire con Lollipop, avrebbe avuto più senso, invece è uscito con KitKat, non so se verrà aggiornato, le potenzialità ovviamente ci sono, però poi in realtà sappiamo che Samsung si dimentica di modelli, soprattutto di questi Plus eccetera, che magari li ha fatti solo, li hanno buttati fuori solo a scopo così per vendere qualcosina in più, però poi se li dimenticano subito. Bene, comunque questa interfaccia la conosciamo bene, possiamo aggiungere Flipboard, abbiamo i temi, come sui nuovi Galaxy A, col quale spero, anche se volete ditemelo nei commenti, farò un confronto con l'A3 se volete, visto che ce n'è uno in casa e la scelta non è così scontata, visto che insomma i prezzi sono un po' diversi, però alla fine le caratteristiche sono molto molto simili. La fluidità posso dirvi che è sempre abbastanza buona, non ho avuto mai grossi impuntamenti in questi 4 giorni di utilizzo. Sì, diciamo che il lag è sempre in agguato, qualche piccolo lag può capitare, poi dopo qualche mese qualcosina in più, con memoria piena ancora un po' peggio, quindi
sapete, vi metto in guardia subito, però in realtà per l'utente medio nessun tipo di problema assolutamente, per l'utente un po' più esigente che vuole la massima fluidità, magari consiglio un launcher, un nuovo launcher e i problemi sicuramente si risolvono. Bene, parliamo di connettività, il wifi prende molto bene, la ricezione del 4G assolutamente nessun tipo di problema, la qualità in capsula in chiamata è molto buona, l'ho usato molto in questi giorni per le chiamate, mai un problema, mai echi, mai strani effetti dell'audio, dall'altra parte... Grazie ai due microfoni ci sentono sempre molto bene. Ho fatto anche una chiamata VoIP, tra virgolette, è andata anche quella con videocamera anteriore che gira in HD molto bene, quindi nessun tipo di problema dal punto di vista connettività. Anche GPS, buono, nel complesso, primo fix come sempre rapido, nulla da segnalare. Parliamo di fotocamera, 8 megapixel, anche qua siamo rimasti assolutamente in linea col vecchio S4 mini, non è cambiato praticamente nulla. 8 megapixel la risoluzione, abbiamo qua le solite opzioni, scusatemi, video in Full HD che vengono anche abbastanza bene, tag GPS e quant'altro. Per quanto riguarda la modalità, abbiamo bellezza volto, panorama, selfie, scatto multiplo, HDR, notte, insomma abbiamo veramente tante opzioni, sport, audio, foto, quindi veramente le opzioni ci sono le solite. Andiamo a vedere le foto, che è quello che ci interessa. Questa è quella che ho appena fatto. La messa a fuoco è abbastanza precisa e lo scatto è abbastanza rapido, come avete visto. Ecco, la fluidità in galleria è buona, qualche piccolissimo lag ogni tanto. Però vedete che anche passare da una foto all'altra non è male. Doppio tap, il touch risponde molto bene. Cartello si vede bene, quindi penso un 8 megapixel, devo dire che è buona. Come avevo detto dell'S4 mini, mi aveva convinto abbastanza, anche qua mi convince abbastanza, diciamo che per questo prezzo ci sta assolutamente, fa delle belle foto, foto assolutamente in media, più che discrete. Ecco qua la macro, non c'era molta luce, era in ombra, però c'è un po' di rumore video, non è nitidissima al centro, diciamo che questa è venuta, ecco, come al solito un po' di difetti, messa a fuoco è venuta molto bene, vedete qua si vede molto bene il mattone e poi lo sfocato sul retro è piacevole. Adesso mi sono accorto in questa foto classici problemi, diciamo, delle foto Samsung un po' sature, molto sature, sia la foto in sé è un po' satura, sia il display Super AMOLED va molto ad accentuare questo problema. Beh, sapete che gli AMOLED hanno i neri assoluti, vedete come i neri siano veramente profondi, però i colori sono sparati, qua i blu sono veramente sparatissimi, anche i verdi, anche i mattoni sono un po' più saturi di quello che in realtà sono. Alta macro, casetta solita, qua un po' mosso, infatti non abbiamo lo stabilizzatore, bisogna stare un attimo fermi, sennò c'è del micro mosso, eccetera, eccetera. Anche qua i verdi molto saturi. Sicuramente le foto sono molto accattivanti anche grazie a questa peculiarità, che può essere uno svantaggio, però insomma, tant'è. Dico la verità, non ho visto adesso, non avevo controllato se si può modificare nello schermo i colori, vediamo subito. Modalità schermo, ok, si può mettere anche qua colori tipo fotonamo e di base che è un po' più smorto, sembra più smorto, ma in realtà poi i colori sono più naturali. Lasciamo ad attivo e lui decide un po' come gestire il tutto. Poi potete decidere il tempo di illuminazione dei tasti, solito io metto sempre 6 secondi, di default avete un secondo e mezzo. Quindi comunque si possono modificare i colori se volete avere un po' meno di quei difetti di cui vi parlavo prima. I bianchi sono buoni, adesso l'ho provato l'altro giorno, una mia amica aveva l'S4 mini di prima generazione, l'ho messo vicino, diciamo che i due display mi sono sembrati praticamente uguali, solo i bianchi, quelli dell'S4 mini tendevano leggermente più, anche a vederli da vicino, all'azzurrino, questi qua mi sembrano un po' più bianchi, ma sono sensazioni un po' spanne, i neri sono profondi, assoluti, come sempre, quindi benissimo, non vanno a consumare batteria, soliti pregi, colori molto saturi, la fluidità, ripeto, buona, discreta in galleria. Vediamo i video, solito video di test in Full HD. Posso dirvi che non ci sono problemi di riproduzione, mai, boh, ovviamente lag, eccetera. Ormai questa GPU e questo processore sono ben rodati, sappiamo che non abbiamo problemi. Gli angoli di visione sono uno dei punti forti di questi soliti Super AMOLED. In questo e in altri Samsung, a volte, se si va a proprio ad estremizzare questo movimento, si può vedere che c'è una sorta di effetto arcobaleno. Quindi abbiamo delle fasce colorate tipo, vediamo, tipo non so, rosso, verde, giallo, eccetera, ma proprio a 180 gradi può capitare, oppure magari schermo un po' violaceo, però ovviamente già stando così, come vedete voi dalla videocamera,
I colori sono assolutamente perfetti, gli angoli di visione buonissimi, quindi il display nel complesso ha degli ottimi angoli di visione, neri molto profondi, bianchi discreti. La luminosità massima è sufficiente, al sole si vede abbastanza bene, soprattutto per essere un Super AMOLED. E cos'altro dire? Niente, diciamo che, ripeto, il discorso dei colori molto saturi, il display molto accattivante, però per chi cerca un colore più naturale, ovviamente è meglio andare su un IPS o un LCD, eccetera, eccetera. Parliamo di definizione, anche sicuramente non è il suo punto forte perché 255 pixel per pollice già non sono tantissimi. Vabbè, questo non superiamo in matrice RGB, fortunatamente. Diciamo che se vi avvicina un po' il telefono, molto molto vicino alla griglia, scorgerla, però come il discorso che facevo sull'A3, Galaxy A3 che ha un display molto simile alla fine, non è male, stando a una decina di centimetri. Qua si è imparato un attimo l'autofocus, scusatemi. Allora, si ripiglia. Ok, si è ripreso. Stando già a una decina, ventina di centimetri, il display sembra abbastanza finito, non abbiamo problemi da quel punto di vista. Andando molto molto vicino, sì, qualcosa sicuramente si nota. Bene, parliamo di musica, sentiamo anche la potenza delle casse, anche qua nulla di sconvolgente, sappiamo già cosa aspettarci. Casse sul retro. Faccio la prova, un attimo al volo del decibel. Come avete visto, siamo sui 90 decibel, 91, quindi un po' meno di altri telefoni che ho provato da poco. Però comunque si sente bene, la qualità nella media, nulla da segnalare. Può andare bene anche per questo utilizzo multimediale, ci sta ovviamente dalle cuffie, è sempre meglio. Per quanto riguarda gli strumenti che vi ho detto che avrei utilizzato, quindi la temperatura e quant'altro, adesso li ho presi intanto e magari per ora nelle recensioni provo solo quello di decibel. Però più avanti farò i test fuori dal video per bene, farò una schedina che poi piazzerò in sovraimpressione, così non sto a dire, non sto a fare, non perdo tempo direttamente nel video, ma vi metto solo una scheda che vi leggete voi, così sapete anche dove andare di solito nel video a cercarla e fare le vostre comparative. Benissimo, proseguiamo e parliamo di benchmark e giochi. Allora, galleria, vediamo il punteggio su Antutu come sempre. Faccio lo screenshot, scusatemi. 20.800, quindi in linea assolutamente per questo tipo di hardware. Proviamo velocemente, spero, Real Racing. Ecco, allora liberiamo un po' di RAM, anche se non c'entra. Ah, ecco, si è ripigliato. Avevo toccato io, si vede qualcosa, più tasto in contemporanea. Abbastanza rapida, si è aperto abbastanza velocemente. Annulla. Ovviamente un 4.3 pollici ormai risulta molto piccolo. Sicuramente è un telefono che consiglio a chi ama avere un telefono maneggevole, abbastanza aggiornato e quant'altro. Questo ci può stare, però per giocare, eccetera, ormai un 4.3 anche per navigare su internet. Non abbiamo i dettagli come solito negli specchietti. Dicevo, anche per navigare, magari non è proprio il massimo. Risulta ormai un po' piccolino. Ricordo comunque che è più grande. Cioè, più grandi di un iPhone 5S, dei telefoni comunque recenti, top di gamma di altre aziende, quindi per essere un telefono Android, dico, è ormai un po'. A me risulta un po' piccolo, ecco, quello può essere un po' scomodo. Diciamo che da 3, che è un 4,5, secondo me è ormai il minimo che io potrei accettare per un telefono mio personale. 4,5, 4,7 di meno, proprio non riesco più a usarli. Questo l'ho trovato veramente molto piccolo. Che per carità può essere anche un pregio, ma dipende poi. Comunque, insomma, la fluidità è discreta, è buona, qualche calo di frame ogni tanto c'è, l'accelerometro funziona bene. Il telefono posso dirvi che non scala più di tanto, assolutamente, anche perché non è sottilissimo, il processore non scala proprio tantissimo, quindi alla fine c'è anche un po' di circolo d'aria, la scocca non è a contatto con la batteria proprio vicinissima, quindi alla fine risulta comunque abbastanza fresco in ogni caso, anche con utilizzo intenso, in questi giorni poi sono 30 gradi e comunque non ho avuto problemi di surriscaldamento e quant'altro. Browser per chiudere, poi parliamo di batteria e conclusione. Andiamo sul Corriere come sempre. Della sera. Ecco, aspettiamo un attimo che carichi.
Aspettiamo, deve finire. Cambiato ovviamente anche un po' il browser rispetto al vecchio S4 mini. Insomma, ci sono stati dei cambiamenti software, qualcosa. E il processore dal punto di vista audio. Un processore che tutto sommato magari a livello di potenza pura non è tanto superiore al vecchio, però come stabilità quant'altro è molto più rodato e è un processore che nel complesso a me piace, sapete come la penso. Magari non fa il punteggio su Antutu, non fa queste cose qua che alla fine contano poco, però nell'esperienza generale si comporta molto bene. Tutti i telefoni che ho provato con questo processore alla fine avevano un'autonomia discreta, la fluidità generale è buona, i giochi alla fine anche per l'utente medio che fa qualche giochetto ogni tanto va più che bene, quindi sì, e qui costa poco, bilanciato, ci sono più pregi secondo me che difetti. Ok, abbiamo quasi finito di caricare, aspettiamo, bene, abbiamo finito, come vedete la fluidità nel browser in questo caso non è delle migliori, proviamo a liberare magari un po' la RAM per vedere se migliora la situazione. Eccoci qua. Diciamo che il browser dà una sensazione di un po' di lentezza, ecco, lo scrolling è stato rallentato rispetto ai soliti browser Samsung, vedete che anche se scrollo molto veloce non è un bello scrolling lineare lungo. Il pinch invece è molto buono, come spesso capita, vedete segue bene, non ci sono grossi appuntamenti, il pan anche non è male, lo scrolling invece è come se il touch non prendesse bene il fatto che io scrollo, però in realtà se noi andiamo su Chrome, sul Corriere della Sera per dire, vediamo anche qua come gira, così vi do anche questo tipo di informazioni, sicuramente può essere utile a chi magari utilizza spesso anche Chrome. Stiamo caricando, ovviamente, versione desktop, stesso sito, per vedere anche quale va meglio fra i due browser in questo caso. Come vedete è un problema del browser perché qua Chrome il touch funziona benissimo, lo scrolling va bene. Stiamo ancora caricando, vi posso dire. Aspettiamo che finisca. Ce la può fare, dai. Aspettiamo un attimo. Ok, ha finito, vedete il pinch è buono, il pan anche, lo scrolling c'è ed va anche bene, non abbiamo refresh strani, problemi di rendering, quindi nel complesso io vi dico sempre, ultimamente utilizzo più Chrome e anche in questo caso devo dire che va meglio del browser di 6. Non è sempre così, a volte il browser di 6 lo preferisco, in questo caso Chrome è superiore come vedete su siti medi pesanti. Poi ovviamente anche il browser di 6 comunque non fa così schifo, può essere, se preferite usare quello, non è comunque male. Bene, allora con batteria 1900 mAh, anche qua devo dire che non è male, l'ho utilizzato abbastanza intensamente, soprattutto ieri, 4G sempre acceso, luminosità al 70% perché sono stato tutto il giorno fuori, comunque ho fatto 3 ore e 45 di schermo attivo con 200 e poche più mail in push, 3 account attivi, Facebook, WhatsApp, almeno un'oretta di chiamate ieri, come vi dicevo, ho chiamato abbastanza e con tutto questo utilizzo eccetera. Vi dico, è un po' di browser, comunque 3 ore e 40, luminosità 4G eccetera, devo dire che mi ha convinto, quindi anche la batteria, non, anche qua vi dico, arrivate a, scusate per la ripetizione, ma stamattina sono un attimo fuori, arrivate a sera, quindi 9, con utilizzo medio intenso, senza grossi problemi, ovviamente per un utilizzo ancora più intenso, quindi ludico eccetera, arrivate al solito alle 6 di sera, ma quello è un limite che vale un po' per tutti gli smartphone, quindi batteria che sicuramente anche qui non fa miracoli, non arriverete alle 11 o alle 10 con utilizzo intenso, però con utilizzo medio, anche medio tendente all'intenso, arrivate a cena senza grossi problemi. Benissimo, per di più ho fatto solo 5 cicli di ricarica scarsi, sapete che poi con un'altra decina di cicli la batteria dovrebbe anche migliorare, quindi positivo da questo punto di vista. Allora, conclusioni, quindi adesso parlo quei 3 minuti con le mie conclusioni, sapete se volete, dico sempre, se vi interessa la mia conclusione andate alla fine del video. Se invece mi interessa vedere come si comporta, state a metà del video e quant'altro, non è, anche se il video dura 20 minuti, alla fine è ben chiaro dove dico le cose che possono interessarvi ormai, secondo me, se mi seguite da un po'. Comunque, è un telefono che nel complesso non mi è dispiaciuto, il design lo trovo un po' vecchio, sapete, quando vedo un telefono che ha il design di uno stesso telefono uscito mesi o anni fa, mi dà un po' fastidio. Questo qua,
Nel complesso comunque lo trovo abbastanza carino, simpatico come telefono, piccolino, maneggevole, quindi lo consiglio a chi vuole questa prerogativa in un telefono che sia piccolo e manovrabile anche leggero. Ha il 4G, cosa assolutamente positiva. Il processore mi piace, consuma poco, fa girare bene il telefono, non ho avuto grossi impuntamenti. Insomma, è un telefono che non spicca sicuramente in nessun campo, però è abbastanza equilibrato un po' in tutti i campi. Avrebbe potuto mettere 16 GB di memoria, secondo me invece che lasciarne 8, di cui 4,5 effettivi, sono comunque abbastanza, però insomma 16 sarebbe stato sicuramente più attuale come telefono, eccetera. Diciamo che il prezzo è una cosa interessante perché costa 180 euro online con garanzia Italia, anche se è brandizzato Vodafone, ma quello non c'entra, potete utilizzare tutte le SIM senza problemi e non avete fastidiose applicazioni che comunque non siano disinstallabili o disattivabili. Quindi anche per il rapporto qualità-prezzo ci può stare, farò magari un confronto adesso con il Galaxy A3 che è il suo rivale, diciamo, in casa Samsung più vicino e vi dirò quello che penso. Diciamo che potrebbe essere un misto questo telefono fra un S3 Neo, un Ace 4 e un A3, ecco, c'è un po' di tutto. Fatemi domande su quello che volete sapere in modo più preciso, vi risponderò nei commenti come sempre. Noi ci vediamo nei prossimi video, nei prossimi confronti, un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile, ciao!